Bentornati al Salotto di Bocca in Galleria. Siamo in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca, nata da un'idea di Giorgio Lodetti con il patrocinio del Comune di Milano. Siamo in diretta Facebook, avremmo dovuto essere in diretta Instagram, però i nostri ospiti di oggi sono più conosciuti su Facebook, quindi giustamente abbiamo cambiato canale. Il programma, volevo ricordare, è scaricabile sulla pagina Facebook della Libreria Bocca e cambia ogni settimana, perché ogni settimana saranno aggiunti nuovi interventi, nuovi personaggi, tutte le novità che arrivano durante il corso appunto della settimana. Siamo nella rubrica Art, che fa parte comunque del programma della Social TV della Libreria, e quest'oggi, questo pomeriggio, ho il piacere di ospitare Giorgio Bulzi, un caro amico, pittore, ma non solo. Allora, come vorresti, Giorgio, definirti un pochino, tra virgolette, perché lui ha un'esperienza molto interessante, ha un percorso di arti marziali, un percorso spirituale molto molto forte, che chiaramente poi si ripercuote sulla sua pittura, sulla sua creazione artistica. Allora, partiamo dall'uomo Giorgio, poi arriviamo all'artista. Volentieri. Giorgio chi è? Giorgio è, se partiamo dalle arti marziali, uno spadaccino. Io ho cominciato molto giovane la pratica dell'arte marziale giapponese del Kendo, che continuo tuttora, poi da lì mi sono un pochettino allargato, la ricerca prosegue, e sono riuscito a farmi accettare in una scuola antica di combattimento. Io appartengo alla Katori Shinto Ryu, che è una scuola giapponese e che in Italia ha degli insegnanti autorizzati. Il Kendo è un'arte marziale antica. Il Kendo in realtà è la via della spada, letteralmente è la scherma moderna, chiamiamola okay. Così. La pratica che facciamo nel Katori Shinto Ryu è, parliamo dei suoi antenati, del trisavolo del Kendo, ecco. La Katori Shinto Ryu è una scuola che è stata fondata a metà del 1400, quindi siamo nel pieno del medioevo giapponese, un'epoca tra l'altro dilaniata da guerre civili, eccetera, e si sviluppano moltissime scuole. Questa è la più antica giunta fino ai giorni nostri. Oggi siamo al 20° successore del fondatore, si chiama Soke, discendente diretto proprio del fondatore, il quale ha appunto poi tutti i registri della scuola, tutto l'archivio, eccetera, tutto quanto. Caspita, interessante. Ecco. Quindi chiaramente l'arte marziale, le discipline orientali hanno qualcosa di più forte rispetto a un discorso, come possiamo chiamare, di sportivo. Puramente una sportivo, spirituale, principalmente tutto. Sì. Principalmente sì, perché oggi ovviamente si insegnano a poche parti, diciamo che le materie di insegnamento della scuola oggi sono ridotte rispetto ai tempi antichi. Tuttavia riusciamo in qualche modo ad arrivarci, magari non più collettivamente, ma singolarmente, chi ne ha voglia può approfondire la ricerca. Perché proprio il Kendo? Perché proprio la spiritualità orientale? Sei legato in maniera, non so, per discendenza, per conoscenza, o è stata una chiamata improvvisa? No, è stata una chiamata improvvisa e che è, come dire, è accelerata poi negli anni. È accelerata negli anni perché c'è un amore per la spada che ti porta oltre. La spada non è solo un oggetto con cui si combatte, ma è un oggetto di venerazione. La spada è la tua anima. La spada è uno strumento di giustizia anche, e non solo nella tradizione orientale o estremo orientale. Tra l'altro è un'arte che ti insegna la difesa, non l'attacco. Ti insegna un po' tutte e due, per forza di cose, sì. Perché ma non è quello l'obiettivo, non è quello non di è offendere. Quello l'obiettivo, perché l'obiettivo sarebbe quello di fermare il combattimento. Per fermare il combattimento devi essere molto abile nel combattimento. Ecco, questo è un po' l'assioma, se vogliamo riassumerlo così. Devo dire una cosa, che dopo aver saccheggiato per molti anni, non dico quanti, ma per molti anni il pensiero orientale ed estremo orientale, curiosamente da un paio d'anni sto tornando alla nostra classicità. Ecco, qui forse il sangue che chiama, perché da parte di madre io ho del sangue greco. La mia bisnonna era greca, i miei bisnonni erano greci,
e quindi probabilmente c'è un richiamo forte, però sto trovando nelle mie ricerche tutta una serie di collegamenti, cioè non esiste questa differenza in fondo tra Oriente e Occidente che noi oggi vogliamo sottolineare così tanto. È un, come dire, un transito di scambi che vanno da est a ovest in quella regione che Fosco Maraini ha definito l'oceano Eurasia, no? Questo immenso continente che non, anticamente non aveva confini. Confini, certo, sono una cosa, un'invenzione relativamente moderna e che impedisce... Confini non esistono, sono tutti nella nostra testa e sulle nostre cartine. Esatto, sono sulle cartine, disegnati per Benino, eccetera, ma anticamente non esistevano questi confini. Quindi gli scambi erano molto più floridi e molto più interessanti, sì, di adesso, secondo me. Quindi adesso parliamo un attimo di Giorgio Artista, perché chiaramente l'arte marziale, la spiritualità giapponese e tutto questo discorso che tu ci hai fatto in breve, purtroppo perché i tempi sono quelli, ma sicuramente hanno influito sulla tua arte, perché la tua arte è giapponese, già necessariamente con una ricerca hanno influito, comunque. Sì. Sì. Adesso mi parlavi di ellenismo, che comunque rimanda alle tue origini. Rimanda alle mie origini, alle nostre origini, tutto sommato, perché noi siamo europei, io sono nato qua in Italia. Quindi. Ovviamente sì, c'è una matrice fortemente estremo orientale, ma non sono l'unico, perché io mi inserisco comunque in quel grande, lungo solco che nasce dall'arte americana ed europea ante post guerra, se vogliamo, ante se vogliamo dicevo poi post guerra, che è tutta la tradizione comunque dell'arte gestuale, dell'arte informale, del fascismo, eccetera eccetera. Non da meno comunque l'influenza che devo dire ha scoperto finalmente la professoressa, la mia critica d'arte, la professoressa Giacomo Ceresoli, l'influenza fortissima nella mia arte del gruppo Gutai, un po' misconosciuto qui da noi, però comunque è stato di una rilevante importanza storica negli scambi soprattutto tra Oriente e Occidente del dopoguerra, parliamo degli anni 50, fine anni 40, inizio anni 50. Io proseguo in quella direzione e diciamo che io forse ho aggiunto anche per approfondire la mia ricerca anche lo studio proprio dello Shodo, quindi dell'arte della scrittura giapponese, che io utilizzo poi nella carta, ovviamente, certo. Utilizzo liberamente e tranquillamente. Io ho avuto modo di visitare il tuo studio, che sì, è bellissimo. Che è, scusa, bellissimo, bellissimo, perché grazie. È uno studio appartamento dove lui vive con la sua gatta nera, sì, e le sue opere che sono ovunque. E ho notato appunto questi cerchi che tu realizzi, sì, che sono, sì, bellissimi, sì, sì, che significano che cosa in particolare? Il dunque, cerchio, è il cerchio questa, della tua vita, è un simbolo giapponese? A questa domanda rispondo solo in presenza del mio avvocato. Ok. No, mi fa una domanda molto ampia, che meriterebbe una risposta sicuramente articolata. Non abbiamo il tempo purtroppo, quindi dovremmo andare alla sintesi in modo tale che poi le persone, sì, vadano ad approfondire sui tuoi, certo, sui tuoi social. Certo. Allora, diciamo che l'idea nasce, non lo so, dal tentativo di bucare, dal tentativo di oltrepassare i famosi confini, esatto, no? Che vogliamo, esatto, oltrepassare i confini del pensiero, andare oltre, passare dalla filosofia alla metafisica vera e quindi passare dall'essere al non essere, no? Quindi c'è questa circolarità presente, oro e graffiata con carboncino, matita o qualunque materiale mi si presenti davanti, io non ho distinzioni di sorta, non faccio nessun tipo. Non siamo tipo, razzisti. Assolutamente no, qualunque cosa ho davanti la uso per dipingere. E, diciamo che poi lascio agli osservatori, ai collezionisti la loro interpretazione, ne ho sentite diverse, ognuno ne ha un po' la sua, diciamo. C'è chi ha ravvisato l'antico simbolo del Tai Chi, cioè lo Yin e lo Yang, chi ha ravvisato un'alba dorata, chi ha ravvisato un tramonto dell'Occidente, chi ha ravvisato non lo so. Diciamo che, mettiamola così, lascio un enigma.
i miei cerchi bucati possono essere utilizzati per passare dall'essere al non essere, dalla manifestazione al principio della manifestazione e forse anche oltre. Passaggio spazio-temporale potrebbe essere. Potrebbe essere sì, quello che mi interessa è questo. Io vorrei ritrovare quel momento aureo dell'uomo primordiale che non ha ancora una divinità esterna a sé. La divinità ce l'ha dentro, la divinità è il creato, la divinità è la natura nella quale vive e dalla quale non si distingue ancora, cioè non c'è ancora l'altro, no? Quindi non c'è una divinità a cui rivolgersi per pregare, ottenere la grazia, ottenere qualcosa, ma è qualcosa che è già dentro, quindi non hai neanche bisogno di evocare. È un momento che io chiamo tra quel passaggio, quando ormai è finita la notte, ma non è ancora cominciato il giorno. È un momento di sospensione. Ecco Molto questo. molto interessante. Allora, le persone che ci stanno seguendo e che ci seguiranno dopo, dove possiamo indirizzarle affinché vedano le tue opere? Quali sono i tuoi contatti, i tuoi canali? Attualmente il mio studio, io farò un evento tra l'altro sabato 26, non venite perché purtroppo causa Covid a numero chiuso abbiamo già raggiunto il numero di presenze dove io eseguirò una performance insieme tra l'altro a ideata ed eseguita insieme a mia sorella Valentina Vulzi, che è un'artista anche lei è una danzatrice. Che lavora in coppia con un suo partner, eccetera, nei loro spettacoli, tutto quanto. In questo caso abbiamo ideato una nostra performance. Dal titolo MMXX. Interessante. Beh, ce la racconterai, ma Sono numeri latini, MMXX, perfetto, 2020. perfetto. Ma se no, Facebook, Instagram, Facebook. Facebook, come Giorgio Buzzi. Come Giorgio Come Giorgio Buzzi mi Buzzi. trovate lì. Quindi, anche se non potete andare a partecipare direttamente Ma alla faremo delle performance, repliche per forza, e quindi allora per forza, siamo a perché abbiamo posto. avuto richieste. Allora, grazie Grazie Giorgio, a bocca al te. lupo per la tua performance e Grazie a presto. voi.